Manuel Mastrapasqua, 31 anni, è stato ucciso a Rozzano nella notte tra il 10 e l'11 ottobre, accoltellato da un giovane di 19 anni per un paio di cuffie wireless dal valore di 20 euro. Mastrapasqua stava tornando a casa dopo il turno di lavoro quando ha incontrato il suo aggressore, che gli ha chiesto di dargli qualcosa. Probabilmente, davanti a un rifiuto o a una reazione della vittima, il 19enne ha sferrato una coltellata al petto. Mastrapasqua è stato trovato agonizzante da una pattuglia dei carabinieri e portato in ospedale, dove è deceduto poco dopo. Il killer, residente a Rozzano, come la vittima, ha tentato di fuggire dirigendosi verso Alessandria con l'intenzione di proseguire per Torino e poi oltre i confini italiani. È stato però individuato alla stazione di Alessandria dagli agenti della Polfer, ai quali ha confessato di aver combinato un casino a Rozzano. A quel punto la questura ha allertato i carabinieri, che hanno proceduto al suo fermo. Nell'abitazione del 19enne, che vive con i genitori, i carabinieri hanno rinvenuto i pantaloni usati durante l'aggressione, lavati e stesi ad asciugare, mentre le cuffie rubate sono state trovate in un cassonetto. Sia l'aggressore che la vittima lavoravano in supermercati a Milano, ma non si conoscevano. Il giovane, ora in stato di fermo, aveva già precedenti per furto e rapina. L'indagine si è avvalsa delle immagini delle telecamere di sicurezza, che hanno permesso di identificare l'assassino.